Ok, vediamo adesso il principio di separazione che è tanto breve quanto importante come argomento, da non confondere con la proprietà di separazione che è quella che abbiamo visto all'inizio del corso. Ok? Allora, cosa dice il principio di separazione? Posso mettere insieme il controllore e l'osservatore? Cioè, io con l'osservatore ho detto va bene, caccio fuori un x cappello, cioè una stima dello stato. Con la retroazione ho fatto l'ipotesi di avere accesso a tutto lo stato e l'ho retroazionato. Questa ipotesi ha poco senso per i motivi che ci siamo detti durante tutto il corso, cioè tipicamente io vedo lo stato tramite l'uscita, non vedo lo stato. E allora la cosa più naturale che mi viene in mente è dire ok, allora tu fai una cosa del genere, invece di retroazionare x, tu retroazioni x cappello. Questo è fisicamente, ingegneristicamente valido, cioè lo posso fare. C'è il piccolo dettaglio che io ho n autovalori del mio sistema retroazionato e n autovalori dell'osservatore. Io ho due n autovalori che interagiscono fra di loro, forse adesso. Quindi in realtà non posso dire vabbè, fallo e vediamo che succede. No, devo un attimo farmi qualche domanda e vedere il modello matematico di questo oggetto che faccia. Vediamolo un attimo. Allora, io qui che cosa sto facendo? Guardate un attimo con calma la prima equazione. La prima equazione è x punto uguale a x più b, ok? La solita. La seconda equazione è l'equazione del modello dell'osservatore, quindi x cappello punto uguale a fx cappello più gamma u più k con o y. La terza equazione è la retroazione a questo punto dell'osservatore, quindi u uguale k con r x cappello. E la quarta equazione, tutte quante matriciali, C uguale X, ovviamente quello reale. Ora, il mio sistema dinamico è a questo punto caratterizzato da due n autovalori che posso mettere in uno stato Z, in cui metto X e poi metto X cappello. Quando vado a calcolarmi la matrice dinamica dello stato Z, che cosa ottengo? Una matrice dinamica X segnato. Da chi è data? Beh, la matrice, ce la facciamo un attimo, questa qui, lo vediamo un attimo, dai. Allora, da chi è data questa qua? Allora, vediamo un attimo. Questa xz punto, quindi scriviamoci qui z punto è uguale, abbiamo detto x punto e x cappello punto. X punto da chi è dato? A x più bu. Ma bu ho detto che lo posso sostituire con k con r x cappello. Quindi in realtà quando vado a scrivere la matrice dinamica per quanto riguarda x punto, io devo vedere per chi moltiplica, qua c'ho ovviamente x e x cappello, no? Allora qui rimane a. E poi bk con r, guardate, non è più a più bk con r, ma è il blocco, è l'altro blocco, quello che va a moltiplicare x cappello. Ok? Poi invece per quanto riguarda x cappello punto, guardate, io qui ho fx cappello più
c'è gamma che sappiamo essere uguale a U per questo qua è gamma per K con R per X cappello e qui ho K con O C per X. Quindi in realtà io qui ho K con O per C e poi X cappello F più B K con R. Quali sono gli autovalori di A segnato? Boh, e allora apparentemente ho perso le due progettazioni dell'osservatore e del controllore, perché apparentemente, lo ripeto un'altra volta, apparentemente sto mischiando tutto. In realtà l'intuito di qualcuno che ha lavorato con questo sistema è stato di dire, aspetta un attimo, ma se io invece di considerare come stato x e x cappello, ti chiedo di scrivere il modello matematico rispetto a un altro stato, e cioè rispetto a x e poi x meno x cappello, non è che cambia qualcosa. E allora che cosa significa? Significa che io sto cercando una matrice di trasformazione di similitudine che, diciamo, dallo stato precedente mi porti in questo qui, e questo avviene tramite una matrice di trasformazione di similitudine di questo tipo qua. Ok, se ci facciamo i conti, viene effettivamente che vabbè, x uguale x, cioè i primi n sono semplicemente x uguale x qui, x uguale perché moltiplico per questo, quindi rimane solamente questo qua. E poi devo fare x cappello uguale x meno x cappello, la seconda parte, chiedo scusa, devo moltiplicarla, per cui ho questa seconda parte qua. Ok? Perfetto. Per questa specifica matrice capita questa bella proprietà, che non è che particolarmente, cioè, osserviamo questo e poi ci calcoliamo la matrice del sistema simile. Cosa viene fuori? Viene fuori una cosa che è estremamente utile ed estremamente potente, e cioè la ma matrice dinamica del sistema ottenuto considerando la x e poi questo x meno x cappello, che è l'errore dell'osservatore, ok? È una matrice dinamica triangolare a blocchi superiore in cui, guardate, gli autovalori sono gli autovalori dei due sistemi presi uno per uno. Quindi non si sono mischiati, non si sono alterati gli autovalori, e questo è un risultato estremamente potente perché mi consente di separare i due progetti. Faccio l'osservatore e faccio il controllore. Non solo, io posso anche, come dire, estrapolare il risultato e posso dire, ma se io ho un altro osservatore dello stato che ha un'altra struttura non lineare, posso implementarlo, posso retroazionare l'uscita? Beh, questo ci dice, provaci, perché ci dice, guarda, che un osservatore dello stato e un controllore con la retroazione uscita dell'osservatore non mischiano i due autovalori quando è tutto lineare. Quindi tu provaci e vedi che succede. E infatti è una cosa che si fa comunemente. Dobbiamo però osservare che c'è un piccolo prezzo da pagare, non è tutto quanto gratis. Il prezzo da pagare è che io adesso nel mio sistema dinamico ho un oggetto in più che prima non c'era, questo termine BK con R. Quindi che cosa significa? Che il mio X punto è uguale ad A più B K con R
x più b k con r x cappello. Chiedo scusa, questo è x meno x cappello. C'è l'errore. Ed è quello che c'è scritto qui in questa matrice dinamica. Che cos'è questo nuovo termine? Beh, è una sorta di disturbo che si annulla quando l'osservatore non fa errore. Cioè, è anche ovvio, se il mio osservatore è perfetto, o retroazione l'uscita dell'osservatore, o retroazione lo stato è la stessa cosa. E ok, ci siamo. Se il mio osservatore fa degli errori, io questi errori me li ritrovo come disturbo. Ma quali errori fa il mio osservatore? Beh, sicuramente durante il transitorio, perché lui, diciamo, abbiamo visto che dopo il transitorio il regime va a zero se l'abbiamo progettato bene, oppure se l'ingresso è sempre variabile. Quindi questo è il prezzo da pagare. Il mio osservatore, comunque, l'errore dell'osservatore, diciamo, ha delle conseguenze, anche abbastanza, se volete, ovvie, sul fatto che io vorrei ritrazionare qualcos'altro. Come scelgo gli autovalori? Perché poi a questo punto, diciamo, questo è l'aspetto importante. Beh, la considerazione da fare è una sola. Il mio controllore deve vedere l'osservatore come se fosse istantaneo. Cioè l'osservatore deve essere molto più veloce del controllore. Poi il controllore a sua volta è più veloce del sistema da retrazionare, per cui io ho delle bande separate. Il mio osservatore deve essere istantaneo fra virgolette, perché nei sistemi dinamici non lo possiamo ottenere, ma deve essere velocissimo. Il controllore quello che è, ma un po' più veloce del sistema. Quindi in realtà questi autovalori vanno comunque decisi insieme. Perché se io prendo l'osservatore molto lento, questa componente BK con R fuori diagonale non va mai a zero. Per cui alla fine succede un macello, perché il mio errore è sempre diverso da zero. Io continuo a muoverlo perché diciamo, agisco con l'ingresso. Matematicamente va tutto bene, però di fatto non va mai a zero l'errore dell'osservatore, perché è più lento del controllore. Okay? Quindi diciamo che se io devo pensare, l'osservatore deve essere perfetto, deve essere velocissimo. Questa è la base. Ovviamente devo scendere a compromessi con gli aspetti ingegneristici, che sono tipicamente la rumorosità del sensore e le capacità di attuazione, le saturazioni, la frequenza di campionamento se faccio un'implementazione digitale, e così via. Va bene? Per cui io poi non è che posso mettere gli autovalori proprio dove mi pare a me. Però, dal punto di vista matematico, sì, e poi il resto è ingegneria, diciamo, della implementazione, ma il concetto deve essere sempre questo. L'osservatore è molto più veloce del controllore. Quindi, in realtà, se io ho dei sensori, diciamo, di qualità scadente, poco ci posso fare. Ok? Non è che... Non posso retroazionare il mio sistema più velocemente, diciamo, di un sensore se è molto lento, se è molto... Ok, allora, questo è il principio di separazione, ma come vi ho detto, le ripercussioni sono enormi, perché io qua posso implementare quello che mi pare, ma in realtà... Anche qua posso implementare quello che mi pare, nel senso che se io estendo il risultato, questo significa che io la parte di osservazione la posso pensare separata dalla parte di controllo, a patto che la parte di osservazione stima dello stato sia molto veloce. Va bene? Quindi generalizzando questo risultato io lo posso interpretare in questo modo. Ok. Ora vediamo un altro approccio di controllo che si chiama controllo predittivo e che è molto diffuso e spesso in ambito, soprattutto in ambito, come dire, industriale.
apparentemente risolve tanti problemi, in realtà forse a volte li crea. Cerchiamo di capire questo disegnino. Qua c'è un istante K e una separazione del tempo in passato e futuro, ok? Quindi io, diciamo, posso immaginare che la linea rossa è la mia traiettoria di riferimento per una certa grandezza che voglio controllare. Poi ho la linea gialla, che è solo quella del passato, che è la misura, e la linea blu nel passato, che è il controllo. Quindi tutte queste qua che sono a sinistra sono grandezze che conosco, che ho misurato oppure ho messo io nel sistema. Poi che cosa faccio? Io risolvo un problema di controllo ottimo in una certa finestra temporale. E in qualche modo la simulo. E quindi io qui che cosa vedo? Vedo una lineetta verde che è un'uscita del mio algoritmo di ottimizzazione e la lineetta, che cos'è qua? Ocra, giallo scuro, che è, scusa, chiedo scusa, questo è l'ingresso, è l'uscita del mio algoritmo di ottimizzazione, che è l'ingresso del mio sistema dinamico, e questo qui giallo scuro, ocra, che invece è l'uscita del sistema dinamico che io predico, cioè sto simulando, ok? Cosa faccio? Quindi io dico, guarda, quale sarà la sequenza ottima per i prossimi 5 secondi? Imposto il problemino matematico e lui mi caccia fuori la sequenza ottima, ok? Per 5 secondi. Io applico il primo campione e poi gli chiedo un'altra volta: qual è la sequenza ottima per i prossimi 5 secondi? E lui mi caccia un'altra sequenza ottima, io applico solo il primo campione e vado avanti. Cosa sta cambiando? Che ogni volta che io gli chiedo la sequenza ottima per i prossimi tot secondi, sto usando le versioni aggiornate del giallo e del blu. Quindi sto usando una retroazione. Ok? E questo è il termine receding horizon. È un orizzonte che recede, sta sempre a 5 secondi da me, ok? E applico sempre e solo il primo campione di questo controllo ottimo, mentre però imposto un problema per tutto quanto l'orizzonte temporale. Quindi, matematicamente, la cosa è più semplice di quella che sembra dalle equazioni, ed è anche fin troppo semplice, e cioè, dato il mio bravo sistema, lo guardiamo solo nel tempo discreto, questo argomento, va bene? Dato il mio bel sistema XK più 1, io voglio trovare la sequenza che minimizzi un funzionale opportuno. Quindi questo è proprio un problema matematico di minimizzazione. Come lo scrivo questo funzionale? Beh, non ci crederete, ma con delle forme quadratiche, che sono delle norme pesate. Partiamo dall'ultimo. Io voglio portare x a 0, va bene? Quindi peso, quindi il modello matematico è scritto nella variabile di errore. Quindi peso la norma al campione n, che sarebbe a fine dell'orizzonte, con una certa matrice P definita positiva e simmetrica, ok? E poi per ognuno dei campioni di controllo io peso che cosa? L'errore nel transitorio, sempre una norma pesata, e lo sforzo di controllo tramite matrice definita positiva e simmetrica. A questo punto mi sono reso conto di una ingenuità che ho fatto, ma ce l'ho da qualche anno e è la prima volta che me ne accorgo, che la matrice R che sto usando qui, ovviamente tutto è tranne la matrice di raggiungibilità, perché questo è un peso. Bene. Però più in là, nelle pagine, io ho bisogno della raggiungibilità, cito la raggiungibilità, quindi è chiaro che io qui potrei crearvi confusione. Ve lo sto dicendo adesso, cambierò
a fine lezione questa letterina, però è chiaro che adesso a voi vi rimane la lezione registrata e le slide con la R. Quindi questa non è la matrice di aggiungibilità, è una matrice dei pesi. Tra l'altro la dimensione infatti è P per P, che è la dimensione dell'uscita, degli ingressi. Ok? Ok, quindi l'obiettivo di controllo è portare a zero lo stato, ma se io non lo voglio portare a zero, e vabbè, tu ti riscrivi lo stato in forma x desiderato meno x, quindi comunque lo porti a zero alla fine. Quindi queste tre matrici di peso cosa bilanciano? Beh, ci stanno i colori, errore nel transitorio, errore al regime, sforzo di controllo. Sono in grado di calcolare la U, ma guardate, io adesso non, i conti ci sono nelle slide, giusto per farvi toccare con mano che sono semplici, sono noiosi dal punto di vista della notazione, ma concettualmente sono semplici. Questa è una cosa che si può fare, sì, si può fare, anche abbastanza banalmente. Definisco un bel vettore U segnato di tutta la sequenza ottima, che è fatta da n campioni, ognuno ha la dimensione P, l'ingresso, no? Quindi questo è un bel vettore con tutte quante le sequenze di ingresso. La mia x con k me la scrivo con il modello esplicito, funzione di x in 0 e dell'ingresso, ovviamente, quindi evoluzione libera e forzata. Metto tutto dentro alla J, faccio la sommatoria e scopro che il mio funzionale lo posso riscrivere come funzione di u segnato in questo modo qua. Ok? In questo modo qua, che è una forma quadratica in u segnato più una forma lineare in U segnato più un termine in cui U segnato non compare. Queste matrici H, F ed Y sono note, e là dentro che ci sta il modello e i miei tre pesi. Quindi faccio un programmino e me le calcolo. Concettualmente l'importante è sapere che sono note. Ok? Come calcolo il minimo di questa funzione? Questo è banale, questo è come se fosse il minimo rispetto ad x di ax quadro più bx più c. È questo, scalare. Ok? Quindi è una funzione che avete fatto in analisi 1 senza problemi. Qui io vi riporto h, f ed y, queste matrici qua. Faccio la derivata parziale rispetto a u, la pongo uguale a 0. Ho un h per u segnato che, assumendo invertibile, vero se scelgo la matrice dei pesi maggiori di 0, quindi questa R è quella, la matrice dei pesi maggiori di 0, o se il sistema è controllabile, e ottengo la U segnato. Questa è una matrice nota, questa è una matrice nota e questo è X. Ok? X in 0. Per cui, ovviamente, io questa cosa la basta che la faccio una volta. Cioè, questo mi calcolo HF e basta, non c'è nessun altro, diciamo, dubbio, nessun altro problema. Per cui il controllo ottimo è estremamente semplice. Vi faccio vedere prima questa pagina e poi torno indietro. Il controllo ottimo è dato da n grande campioni, che è la finestra dell'orizzonte recessivo. Io applico solo il primo, quello in blu, e poi lo ricalcolo dopo. Ok? Ora, da chi è dato, diciamo, il controllo di questo guadagno? Dal modello, dai pesi e dalla durata dell'orizzonte. Ovviamente il modello, i pesi è molto importante da capire, lo vedremo anche con il filtro di Kalman. Questo controllo qui che stiamo progettando adesso è un controllo in cui io non ho assegnato autovalori. È un controllo in cui io non mi sto chiedendo, dove sta scritto che io, scusa, io non mi sto chiedendo se il sistema sia raggiungibile o meno. Qua ho scritto controllabile, questo è il tempo di scritto. Non me lo chiedo proprio, perché? Perché prendo il peso maggiore di zero. Ok? Questo è un controllo che posso implementare senza aver mai aperto un libro di controlli. Va bene? E quindi senza chiedermi se il mio sistema sia raggiungibile o meno, senza sapere neanche che cos'è la raggiungibilità. Numericamente la H
è invertibile, basta che io prenda questo peso definito positivo. Quindi se io mi do le regolette, lo prendo definito positivo e vado avanti. E mi esce fuori un guadagno. Cosa succede? È drammatico, perché se quello stato non è raggiungibile perché me lo dice la fisica, non perché io, diciamo, sono pigro. Per cui qualcosa che non va ci deve stare. E lo vedremo poi anche nel filtro di Kalman. Quando si usano degli approcci che in qualche modo bypassano i problemi numerici per altre strade, si paga comunque un prezzo da qualche parte. Va bene? Quindi io ho detto, vabbè, io questo però vale x in zero, ma nel caso generico come fai? Beh, nel caso generico semplicemente al posto di zero metto k, x in k, questo è h meno 1 per f di t, poi uso una strana matrice piena di zeri con una solo i all'inizio identità, e questo è u è uguale a kx. Abbiamo fatto una retrazione dello stato partendo totalmente da un'altra strada. Non sappiamo cos'è un sistema dinamico, abbiamo minimizzato un problema matematico e siamo stati talmente bravi che non abbiamo avuto neanche problemi numerici. In realtà i problemi numerici ci sono, non li vediamo, li vedremo quando andiamo a fare l'implementazione sul sistema reale. Ok? Quello che stiamo chiamando quindi è il cosiddetto model predictive control. Lineare si può fare anche sul non lineare, questo è lineare. Beh, non vincolato, perché non abbiamo messo vincoli. Adesso vi faccio vedere che uno dei vantaggi enormi di questo sistema è che facilmente si mettono vincoli. Se il mio sistema è stazionario, significa che A, B e C sono costanti, e significa che queste matrici alla fine H, F sono costanti, quindi K è costante, significa che quindi è uguale alla retrazione dello stato, cioè quello che abbiamo studiato stamattina. Quindi abbiamo trovato una retroazione dello stato con un'altra strada. Ma allora questo significa in qualche modo che noi possiamo fare anche il viceversa. Assegnare gli autovalori implicitamente significa anche assegnare un peso diverso a queste obiettivi di controllo, il transitorio e l'errore. Ok? Se io assegno degli autovalori molto veloci, vuol dire che sto dando un peso più grande all'errore rispetto allo sforzo di controllo. E viceversa, se il mio sistema lo progetto dolce, fai l'errore, prendi il tuo tempo per andare al regime, vuol dire che l'errore lo sto pesando poco qua dentro, però sto pesando molto il controllo, e quindi lui mi tiene basso il controllo. Ok? Quindi io posso dare l'interpretazione di uno con, diciamo, nell'ottica dell'altro. Ok, facciamo qualche altro, diciamo, vediamo qualche altra cosa proprio adesso, però senza più entrare nel dettaglio, e cioè mettiamoci dei vincoli, perché questo vi voglio far vedere qual è un forte vantaggio dell'MPC rispetto, se volete, all'altro. Anzi, secondo me vanno visti insieme, nel senso che conoscendo la teoria, voi potete progettare bene un MPC mettendoci i vincoli in maniera opportuna e non ignorando i limiti fisici, se ci sono. Allora, cosa posso fare? Posso mettere dei vincoli sull'ingresso, cioè la saturazione degli attuatori. Quindi questo minimo di usegnato è lo stesso di prima, l'ho solo ricopiato. Questo qua è grigio perché in realtà potrei anche non ricopiarlo, perché non ce l'ho segnato, quindi non entra in gioco, però per completezza l'ho lasciato. Io posso mettere dei vincoli. Quando metto dei vincoli, io significa che posso scrivere che la mia U segnato, cioè il mio risultato, è vincolato da una disuguaglianza del genere. E queste cose si risolvono abbastanza facilmente con degli algoritmi, sia a volte simbolici, a volte numerici, in base al problema. Però esistono delle librerie, diciamo, disponibili. Uno
penso uno dei massimi esperti di MPC mondiale, è un collega italiano, per esempio, che ha anche, diciamo, fatto, credo, che la versione di MPC in MATLAB sia la sua, che ha cominciato anni e anni fa. Questo problema rientra nella famiglia dei problemi, diciamo, con funzione obiettivo quadratico e vincoli lineari. In particolare è convesso, lo trovate, diciamo, come Convex Quadratic Program, ovviamente a parte, diciamo, i libri di testo, ma nelle algoritmi di risoluzione numerica. Per esempio, in MATLAB quella cosa lì si risolve in questo modo, con quad prog, che è un comando enorme, cioè vedete l'help di quad prog, è una cosa enorme. Tutta l'ottimizzazione in MATLAB richiede proprio di essere studiata. Un comandino così, diciamo, ha una serie di scelte sotto che sono enormi. Comunque, se voi guardate, gli dovete dare H, gli date F, gli date G, gli date W e lui si calcola la U. E quindi questo si fa relativamente semplicemente. Va bene? Posso mettere anche vincoli sulla uscita. Perché posso mettere vincoli sull'uscita? Guardate che se io metto un vincolo del tipo, guarda che l'uscita al primo campione non deve essere più grande di questa costante, l'uscita al primo campione a chi è data? CA x in 0 più CBU in 0. Ma allora significa che l'ho riportata alle variabili del problema di ottimizzazione. E per cui è noioso dal punto di vista, diciamo, della programmazione, ma io lo posso mettere facilmente nel mio modello. Quindi guardate che io alla fine posso mettere come vincoli l'ingresso e l'uscita dei vincoli di minimo e di massimo e posso implementare il mio sistema. Qua, così, giusto per completezza, vi ho riportato l'espressione della funzione e mi sono anche divertito ad implementarla io in MATLAB e la cosa più noiosa è solo debuggare. Beh, che poi concettualmente ci siamo. Posso mettere vincoli sulla variazione dell'ingresso, sulla derivata dell'ingresso, sullo stato, vabbè, insomma, posso giocare con tutte queste variabili abbastanza semplicemente e si risolve, ok? Facciamo un esempietto numerico e finiamo qua per vedere, diciamo, cosa succede. Questo è il mio sistema dinamico, io ci metto, quindi A, B e C, ci metto questi pesi che sono Q3, R1, lascio R maiuscola che sarebbe la matrice dei pesi, però chiaramente avendo un solo ingresso è uno scalare. P è l'errore a regime che sarebbe l'orizzonte temporale di 10 campioni e diciamo i campioni che sono 10. Faccio delle simulazioni con e senza questi vincoli. I miei motori, diciamo, mi danno un valore compreso fra meno 0,3 e 0,1 e la mia uscita fra meno 5 e 4. Ok? Ho messo dei numeri abbastanza a caso. Ok, facciamo prima una simulazione senza vincoli. Senza vincoli, questo è quello che uscirebbe se io facessi una retroazione dello stato con gli autovalori corrispondenti a quei pesi. Ok? Quindi il mio stato va a 0, ci sono tre componenti che vanno a 0. Questo è il mio ingresso e questa è la mia uscita, che ovviamente non rispettano i vincoli, perché i vincoli erano meno 0,3,0,1 per l'ingresso e meno 5,4 per l'uscita, e questo chiaramente è meno 0,3, non è soddisfatto. Adesso mettiamo un vincolo, prima solo sull'ingresso. Lancio il mio ottimizzazione, quindi a ogni passo di campionamento io lancio il comando MATLAB. Ok? E poi quando l'ATLAB mi dà la soluzione per 10 campioni, prendo solo il primo, lo metto nel mio sistema, faccio la simulazione di un passo e poi ricalcolo un'altra volta. Ora questo è quello che succede. Guardate l'ingresso. Guardate, è proprio saturato a meno 0,3 all'inizio e poi qua si satura in 0,1. Che bello. Ok? Lo stato va a 0 e l'uscita non è vincolata, fa quello che gli pare. Ora, una prima cosa che noto da controllista è una cosa che a me non fa piacere.
Vedete questo specie di picco qui? Non c'è nessuno, niente, scusate, c'è una mosca, non c'è niente che mi possa far pensare a, diciamo, questa cosa che è spiacevole, perché le discontinuità o il contenuto del segnale in alta frequenza sono sempre spiacevoli per gli attuatori. Okay? Se io guardo il caso non vincolato, il caso non vincolato è abbastanza pulito. Il mio segnale d'ingresso è chiaro, c'è una discontinuità all'inizio perché è un problema di regulation, però una volta è abbastanza pulito. Qua, ragazzi, non c'è nulla che mi frego, non posso prevederlo. Quando vado a mettere il vincolo su ingresso e uscita, ora l'uscita anche soddisfa, però ho aumentato, diciamo, il contenuto, se volete, frequenziale dell'ingresso. E va bene, questo è un lato negativo dell'MPC, e nel momento in cui metto le saturazioni introduco delle non linearità. Le non linearità sono fenomeni spiacevoli e che richiedono anche spesso strumenti matematici diversi da quelli, cioè spesso, praticamente sempre, diversi da quelli che voi studiate nel vostro corso di laurea. Noi facciamo quasi tutto lineare. L'anno prossimo la robotica sarà non lineare, però con degli strumenti che sono specifici per la robotica. Guardate, noi qua il nostro sistema è molto semplice, molto piccolo, molto semplice, con tutti i numeri, diciamo, tra virgolette, puliti, eppure, nonostante questo, mettendo dei vincoli, abbiamo ottenuto una cosa che, insomma, potrebbe essere migliorabile. Ok, allora noi con questo chiudiamo la parte di controllo propriamente detto è stata questa lezione qui, va bene, però ci abbiamo messo 30 ore per arrivarci a capire che cosa succede, lo capiremo ancora di più facendo le simulazioni. Per cui